Un filmato per parlare, anzi mostrare, documentare reazioni alla BERSE ai vaccini anti-Covid, un'iniziativa con più sigle, qui c'è l'avvocato Mori di Italexit, tra l'altro un'iniziativa che arriva a pochi giorni da una consulta che si è espressa dicendo che comunque l'obbligo vaccinale per i sanitari non aveva nulla di anticostituzionale. Sì, siamo veramente in un momento caldissimo su questo tema perché è uscita una sentenza da parte della Corte Costituzionale che veramente non ha né capo né coda. È una sentenza che riconosce l'esistenza di effetti avversi gravi, che si dimentica i precedenti del passato e che giustifica di fatto il sacrificio del singolo di fronte alla tutela collettiva. Quindi qualcosa che fino ad oggi non era mai stato detto dalla Corte Costituzionale, che invece aveva sempre frenato dicendo che la salute del singolo prevale anche laddove dall'altra parte ci fossero tutti gli altri. Quindi la Corte ha giocato un po' sul concetto di gravi reazioni avverse, limitandosi a dire che va tutto bene perché è previsto un risarcimento, ma per risarcire bisogna anche dimostrare la correlazione, quindi non è così semplice come l'ha fatta la Corte, ma si è dimenticato il fatto che le reazioni avverse gravi che sono state considerate nel passato come tollerate erano quelle temporanee, in cui una persona guarisce alla fine, quindi non subisce un'invalidità permanente o, ahimè, un evento mortale, come purtroppo con questi trattamenti è accaduto. E come oggi, tra l'altro, il film documentario che andremo a vedere lo testimonierà con ancora più eloquenza. Ecco, quindi voi dite che questa è una situazione diversa, differente, perché secondo voi questi vaccini più di altri hanno creato e possono creare problemi? Beh, a meno di non vivere su Marte, direi che è evidente che qui c'è qualcosa che non quadra, perché onestamente io ero di quelli fin dal principio scettico su un prodotto fatto in fretta e furia e con logiche soprattutto di business, come sempre quando ci sono le grandi multinazionali del farmaco in gioco, ma neppure io, caro contrario, e che non mi sono vaccinato, avrei mai pensato che gli effetti avversi potessero essere a questo livello. E invece ti rendi conto che anche nel piccolo c'è una percentuale altissima di problematiche di vario genere, in particolare sull'apparato cardiocircolatorio, che è un concetto che, insomma, capiamo anche noi che non facciamo medici, io faccio l'avvocato, ma è del tutto evidente che la proteina spike è tossica per il sistema cardiocircolatorio, e qui ci sono studi che tra l'altro erano precedenti all'introduzione di questi trattamenti, quindi in sostanza hanno cercato di far sviluppare un'immunità che non è arrivata, come noto, attraverso una tossina, e quello è quello che sta creando grossi problemi. Io vedo persone della mia città nel piccolo di Rapallo con miocarditi, quindi questo è qualcosa che non si era mai visto per nessun altro tipo di trattamento di questo genere. Fabio Montoro, segretario regionale di Italexit, perché questo tipo di iniziative? Beh, allora, innanzitutto è importante dare un segnale a quelle famiglie che ormai sono state evidentemente dimenticate dal governo, famiglie che sono state lasciate da sole in gravi problemi dettati da un vaccino che chi per scelta o chi per obbligo ha dovuto affrontare. Le persone che hanno visto la loro vita decisamente cambiata in maniera radicale sono tantissime. Purtroppo in questo periodo è evidente che queste famose morti improvvise stanno colpendo tutto il nostro paese. È necessario dare un segnale a queste persone, quindi questi eventi devono far vedere che innanzitutto c'è chi ci pensa a queste persone, che non vuole lasciarle solo. Per questo è un inizio di percorso che finirà anche con la probabile apertura di alcuni ambulatori gratuiti, dove daranno una mano alle persone affette da problemi da vaccino per avere dei consulti e per avere un aiuto che lo Stato non dà. Quindi il percorso è un po' questo, sicuramente dimostrare che ci ricordiamo di loro e che ci stiamo organizzando per aiutarli, ecco.